allungano ancora i tempi anche di questa analisi costi-benefici, perché Conte ha detto che di fatto i risultati si sapranno prima delle europee. Ma guardi, io l'ho detto molto prima che ci fosse questa esternazione del nostro primo ministro. L'analisi costi-benefici e tutto il resto sono modi per allungare il brodo, arrivare a dopo le elezioni europee e poi chi vivrà vedrà. E il Piemonte non può rassegnarsi ed essere condannato al vivere alla giornata sulla base del chi vivrà vedrà. Ripeto, io chiedo al governo che si assuma la responsabilità di decidere, di dire un sì e un no, in modo che tutti possano comportarsi di conseguenza. Ma lo giudico inaccettabile, direi, perché che un governo che sa che scade il commissario di governo, già solo a dirlo mi sembra una contraddizione, e fa finta di niente, che sa che scade una struttura come quella dell'osservatorio, che è stata fondamentale per gestire l'avvio della realizzazione della Torino-Lyon, cambiando il progetto per ben 3 volte rispetto a quello originario prima del 2005, e non dire niente rispetto a questo è semplicemente incomprensibile e inaccettabile. E non vi è dubbio alcuno che se continuerà così, utilizzando la legge 4 della Regione, prenderemo in mano noi l'osservatorio e lo costituiremo in modo tale che la realizzazione di Torino-Lyon possa continuare a essere accompagnata dalla partecipazione dei sindaci e delle associazioni di categoria, di tutti quelli che sono interessati a partecipare alla costruzione di una nuova fondamentale infrastruttura.